Buongiorno. Allora, sì, insomma, ci siamo svegliati un po' tardi perché sono quasi le 11, infatti abbiamo mandato a puttana i lavori e qualsiasi altra cosa perché ci eravamo addormentati dalla puntata scorsa, quindi è passato un po' di tempo, diciamo. Spero per voi che abbiate passato un buon Capodanno, un buon Natale e che vi sia piaciuta la puntata scorsa e vi porto questo specie di scoiattolo spastico psicotico che, e questo invece è l'uscio. Non ha capito di chi stavo parlando, ma meglio così. Questa puntata tratterà i film più discutibili tratti dai videogame. Dopo Wazowski, anche lui, gli devi dare un nome perché devo mettere il sottotesto quando appare. Scoiattolo, va bene, metteremo scoiattolo. In diretta dalla casa di Capelli, con queste luci fighissime che si fanno sempre più gnocche di quanto non siamo. Infatti, fanno sempre più gnocche, sono sempre più gnocche, ci fa sempre più gnocche, effettivamente. Detto questo, andiamo poi a vedere appunto... L'ora del tè. Andiamo a vedere l'ora del tè. E bene, vai, partiamo. Allora, partiamo con il nostro primo film tratto da... Ok, abbiamo un film uscito da poco, Assassin's Creed. Tratto con un cast della Madonna, perché c'è Michael Fassbender. Che salutiamo. No, ma lo salutiamo. Ed è un film tratto dai famosi videogiochi Ubisoft, no? C'è anche la Madonna. C'è anche... Quasi. In realtà l'ho messo qui perché è il film è fatto bene, però... Io ho giocato ai videogiochi, c'entrano molto quanto poco. Cioè, insomma, lei che non è male. Cosa? Lei? Ho un vuoto. Sì. Meriamo Cotigliano. Meriamo Cotigliano, giustamente. Infatti, la casa della Madonna per un film un po' del cazzo. Doveva essere tipo il film più bello sui videogiochi fatto finora. Sembrava una cosa, una figata. Sembrava il trailer, sembra una figata in effetti. Sembrava una cosa perfetta, cioè fatto come doveva essere il videogame. Che i videogame sono fatti molto bene, secondo me. Però c'è anche lui, tra l'altro, c'è Jeremy Irons, cioè è un film della Madonna, girato a Madrid, mi sembra. Jeremy Ferry. Irons, esatto. È anche uno dei famosi Iron Maiden, lui ha fatto gli Iron Maiden. Chiaro, lui è come la famosa canzone di Iron Maiden. Genere. Questa musica da bully. Comunque sì, che t'ha cioè, i videogiochi hanno avuto delle atmosfere fighissime, tipo la Parigi della Rivoluzione, il Rinascimento italiano, c'è stata anche la Rivoluzione americana. Loro hanno preso una cosa completamente nuova senza basarsi per niente sulla sceneggiatura, dei videogiochi molto interessanti che trattava anche la fine del mondo del 2012, insomma era una cosa interessante, se ti piace ovviamente. Hanno fatto sta roba che oggettivamente a me non è piaciuta, nonostante io adori i videogiochi. È un po' una cagata. È un po' una cagata, mi dispiace, ma è il classico blockbuster del cavolo. Ma se andate in bagno, potete, dato che è una cagata, potete vedere. Oggettivamente, secondo me, se uno non ha giocato ai videogiochi non ci capisce un cazzo. Io ho fatto fatica a capire. Perché c'è questo? Ma perché praticamente lui prende. Ah, adesso ho capito. Cioè, prende di presupposto il fatto che lui deve entrare nel videogioco. Esatto, deve, in realtà rivive il passato dei suoi. Ah, rivive il passato dei suoi avatar. Esattamente. Solo che in realtà non è fatto molto bene, cioè non c'è una grossa trama, si capisce quasi niente. Passiamo a una cosa molto più figa, Double Dragon, che è tratto da quel famoso videogioco degli anni 80. Abbasso un pochino. Cosa si inclui con gli anni 80? Perché lui è degli anni 80, lui adora gli anni 80. È di qualche film anni 80, esatto. E quindi insomma anche qui la trama è tipo... Il del disagio comunque. È molto disagio il film. Guardali. Tanto ragazzi, il cast dentro c'è Alicia Milano anche, giovanissimo. Sì, sì, c'è Marta Dacascos, quel famoso campione di arti marziali che ha fatto la serie televisiva del Corvo. C'è lui, che è di quello, c'è lui. Potete che deve guardarlo. Che brutto. Lui che si arma le faccette. Ah no, gli è arrivato un medaglione quasi addosso. Eccola! Ma quelle cose! Non era quello che era. Hanno la macchina dei Ghostbusters. Superman. Sì. Ah, dici? È la macchina dei Ghostbusters. Ah, però. Lui è un boss con i capelli bianchi e la barba. Lui è coso, è quello della scimmia nuda, vedi, è lui. A proposito. Lui di Sanremo faceva questo. Salutiamo Francesco Germani. Vedi che lui, se poi tinto i capelli di nero è adorato. Successo, poi non faceva queste cose, cercava di conquistare il mondo con il capelli magico. Quella storia ci sono questi, in realtà tipo una Los Angeles apocalittica. È ambientato in una Los Angeles apocalittica chiamata New Angeles. Chiaro, che New Angeles. E loro tipo dovrebbero essere due gemelli, ma qui vengono chiamati solo fratelli perché è evidente che non sono uno è asiatico, uno è americano. Non abbiamo dovuto fare essere fratelli. I gemelli siamesi. Però qua sono due. Oh! Qua sono... Oh! Ben giusto!
questo è una specie di fusto. È tipo... Mica, ma lì si a Milano bionda, era bionda tipo... ossigenata, era terribile. Ma era tipo un chatting gigantesco. Un chatting gigantesco. Belle queste scene. Double Dragon. Che bello. Vedi la scimmia nuda che balla, anche lui. Che salutiamo. È la scimmia ingrassata, quel coso gigante, insomma, non si chiama. Poi si è attaccato il pelo e... Beh, li vestiti tutto. Sono diventato qualche male. Dovresti vestiti anche tu così in palestra. Ma di Power Ranger. Questo è più recente, ragazzi. Questo è del 2010. Tekken. Anche questo doveva essere classico fintato dal videogioco. Cioè, il videogioco famoso. Sì, nel 2039, dopo la guerra mondiale, che è tutta la parte della civiltà che conosciamo, i territori non vengono gestiti da governi ma dalle ditte. Il più potente è la Tekken, comandata da Hayashi Mishima, che controlla un agglomerato urbano in cui poter contenere masse. Lui organizza ogni anno un torneo dove, che è l'Iron Fist, si chiama così Iron Fist, cui combattenti competono per la gloria suprema. Ciao! Sei quello di Top Gear! È quello di Top Gear! Ma sei tu che guida la macchina di Top Gear? Lumber! Ecco, bene! Comunque si chiama Iron Fist, questo combattimento c'è tre specie di Iron Fist. Iron Fist si chiama. Il pugno del drago. Sì, ma altre volte significa un'altra cosa. Andiamo avanti. Comunque lui che fa il figo e spacca le cose. E non è Bruce Lee, tra l'altro. Il personaggio di Bruce Lee che c'è nel videogioco non lo hanno messo. Ecco, infatti. Forse in un altro gioco, però comunque mi hanno tagliato un po' di roba e ci sono disperate ragazze. Gente che viene rilasciata. C'è Yoshimizu anche. Non è un gioco. Come dicevo. Ma scusa, dice che non è un gioco. Non è un gioco. Tra l'altro... È Tekken. L'unico personaggio che non deve essere occidentale è occidentale, il protagonista è giapponese, ma va bene. Da agosto nel cinema. Adesso c'è un film del tuo amato, visto che c'era nella puntata scorsa, c'era il baffone biondo. Sì. E dovremmo fare delle puntate con... come si chiama? Con il biondone. Al cover. E anche con The Rock. Quindi ho inserito un film con The Rock, Doom. Questo tratto da quel famoso sparatutto atomico. Ed è un film del 2005. Qui The Rock stava iniziando la carriera. Esatto, è magrissimo. Era gran bravo. Ovviamente sumati in una base di ricerca, alcuni scienziati stanno correndo per salvarsi da qualcosa. Vengono catturati da questa specie di mosco, sembra un po' la cosa fondamentalmente. E vengono mandati sti tizi per capire cosa è successo. Quello è giovanissimo, è anche fisicato meno perché veniva dalla wrestling. E c'è anche lui, c'è anche quello che ha fatto. Mille altri film che non mi ricordo. Altri film, ha fatto il figlio di Theoden. Non il figlio, il nipote di Theoden, il Signore degli Anelli. E anche. Cos'è? Gli ultimi Star Trek? Lui si faceva McCoy, faceva il medico McCoy in Star Trek. Okay. Ma sei magro? Sembra un'altra persona. Scegli l'arma. E c'è un pezzo finale è identico al videogioco. Pezzo finale. Vorrei prendere una cosa. Una buona così. Come si chiama? Comunque è terribile sapere. Molto brutto. Molto brutto. C'è questo mostro che viene infetto e fa trasformare anche gli altri, praticamente come loro. Sì. Ok. È brutto. Ed è fatto anche male. Sono andato a questo pezzo fighissimo, diciamo, che era fatto appunto dal punto di vista, so che è una cosa inguardabile. Sì. Noi la stiamo guardando proprio. Stiamo guardando. Ma solo per voi. Sì, perché... guardare questa roba, cioè ci dovreste ringraziare perché stiamo vedendo questa cosa. Questa è la cosa, tra l'altro il film penso che finisca così, tipo oddio spoiler, no spoiler, ma comunque finisce in un modo modo come videogioco. Adesso sapete come finisce. Di Lorenzo di Bonaventura, questo è più interessante. Questo è Doha Dead or Alive, certo, un altro tratto dai videogiochi. Questi vengono ovviamente dalla palestra, da una palestra. Ed si è perso lei si è perso qualcosa. Lei è famosa, certo. Perché era lei, certo, che è famosa. Cioè, sono varie attrici, comunque è sempre un altro contattato dopo aver dimostrato la loro abilità. 16 combattenti vengono invitati al Doha, al torneo internazionale di arti marziali più famoso del mondo. Il combattente viene scelto in base all'arte di combattimento, scontrandosi con altri campioni che rappresentano un'arte marziale. Insomma, è pieno di gnocche. In realtà sono un per questo. Ma c'è un buon film, no? È un buon film, decisamente. Grande gioco. Ti è piaciuto? Grande gioco. Quindi non hanno privacy neanche quando vanno in bagno, perché è un tipo in camera sua. E... anche lei è famosa perché ha il My Name is Earl, tra l'altro. La bionda, quell'altra. Sì. Ci picchiano senza motivo. C'è anche la giapponese, da quella che c'è in Sin City, è sempre lei. Mi sembra che fosse lei. Mi sembra che sia lei, quella che non parla mai. È lei, mi sa. Ah, che è lei. Sì, quella giovane, la giovanissima. Sì, sì. È lei. Perché l'avevo riconosciuta? È finita male, però, c'è la parte film. Si deve. Ah, lei. Culi. Poi c'è il figone che è ripreso dal Kogan, pari. È il Kogan.
non è Hulk Hogan, però è il fratello di Hulk Hogan. Ci sono queste scene, esatto, ci sono queste scene interessanti. John Hogan. No, John Hogan. O Jack Hogan. E poi c'è lui che è l'uomo più brutto del mondo, è, come si chiama? Quello che fa capoeira. Scusa, non è colpa sua, se è nato così. Si è fatto lui per quella di star. No, no, film, ragazzi, non fatevi la giocate ai videogiochi, ma questo film non ha senso di esistere. Fai brutto. Ha senso solo per un motivo, ma non lo diciamo. Tente. Esatto, come ha detto lui. Boops. E esplode tutto alla fine, ovviamente. Comunque è solo fondamentalmente per questo, perché il film non ha senso, solo per far vedere delle tipe in costume che siano. Esatto. Sì, non è certo la foresta dei pugnali volanti. La foresta di qualcos'altro, ma. Volanti. Volanti. Esatto, infatti stanno volando. Ma che volano. Andiamo avanti, vedi, lui si perde tutto, quindi vedi. Adesso abbiamo invece il film preferito da Tucci. Sì. Preferito. È una bomba, ragazzi. Tanto c'è chi, non l'ha, chi non l'ha mai visto questo film? Yeah. Forse avete già riconosciuto di cosa stiamo parlando. Super Mario. Super Mario Bros. È il film di Super Mario Bros. Del 93 è basato sul omonimo brand di Super Mario. Cioè, dai, guardate, ci sono delle personaggi incredibili. Tanto è che il film ti può ripropone in chiave cyberpunk la storia di Mario. Cyberpunk? È una roba assurda. Sì, ma è un film trashissimo, fondamentalmente. Trashissimo. Si può trovare tutto su YouTube. Vabbè, e c'è lui che è Bob Hopkins, che è bellissimo, quello di chi è anche stato la Roger Rabbit. Sì, è proprio anche lui attore che fa il film di merda. Che fa Super Mario Bros. Lui fa Super Mario. E Luigi comunque un altro attore famoso, che dopo diviene famoso. Non mi ricordo come si chiama adesso, però. No, ma infatti c'è un castone, però un film. È un film molto trash. Molto trash. Che tipo, in realtà si scopre che alla fine vince tutto tipo una specie di mega... Cioè, tipo, era lei che ti voleva sconfiggere, o non era che ti voleva sconfiggere, era il buono. Era tipo una mega buffa che ti impareggiava per tutta la vita. Sì, esatto. Era una roba in segno. Però molto divertente. No, è stato forse, penso sia stato il primo film in assoluto tratto da un videogioco. Quanti anni? Nel 90, no? Nel 93 sto film, nel 93, che belli. Che dici? Sì, sì, è stato il primo film della storia del cinema ad essere tratto da un videogioco, poi proprio documento. Quindi è comunque importante. Ah, volano con delle macchine. Sono loro, vedi? Questo è scherzante, c'è la principessa, anche lei è una specie famosa. Gli ha dato una bomba la principessa. È una bomba! È una bomba la principessa. No, sì, perché loro hanno sempre che loro tipo devono salvare questa principessa che viene da un altro pianeta, tipo Superman, la principessa. Sì, c'è la muffa. Sì, sì, c'è la muffa. Super Mario Bros. Che cagata. Pensato a tutto. Ma perché il Super Mario esplode? Mi sembra giusto. C'è anche Dandy sopra, è vero? La cazzo di Dandy sopra è il cattivo. Sì. Che è abbastanza la cagata. Ale! Abbiamo vinto! Abbiamo l'ultimo, il mio preferito. Ah, l'ultimo, okay, perché è fatto schifo. Mi dà senso di nausea quando lo vedo. Di nausea? Okay. Perché c'è il cupone. C'era il cupone mio. Era cupone? E Street Fighter, la sfida finale con Jean-Claude Van Damme. Ale! Ricordo qualcosa. Praticamente è stato praticamente fine del 94 e c'era anche il famoso attore che faceva. Gomez in La Bella Famigliata. Ah, ok. Infatti il film ha avuto successo perché è stato il suo ultimo film, perché lui purtroppo era malato di tumore e quindi è morto 2-3 mesi dopo. Quindi in realtà ha avuto successo solo perché hanno sfruttato un po' la fama del suo ultimo film. Era lui. Cioè, nel secondo giorno non ha fatto questo. Sì, questo purtroppo. Poveretto, sì, perché lui era bravo invece. Sagat. Che poi in dialetto vuol dire un'altra cosa. Sagat. Ha un suo mega brisa. Vedi, quindi noi risulterebbe qualcos'altro. Quel film è orrendo, poi la frecciata del fatto che c'è nulla andava, come avete visto prima, fa così e ha tipo la bandiera americana qua. Ma che frecciata è, ragazzi? Ma poi dice trash. Cioè. Non è neanche americano. Non è neanche americano, ma fai francese. Francese. Ed è un ballerino tra l'altro lui, ragazzi, non è neanche una cosa. Vabbè, non è bello. Vabbè, quello cazzo. Era un Giulia, era invece. E lui invece, nonostante molto magro, fa uno splendido cattivo, secondo me. Però sì, il film è veramente una roba inguardabile, ragazzi. Il film peggiore. Sì. Poi c'è Khan. Questo è venuto dopo Super Mario? 94, quindi siamo su un'onda dei film, sì, dei film terribili. Tra l'altro tipo quello che doveva essere lottatore di Sumo in realtà era tipo di estrazione, tipo una specie di Maui, tipo di Fia, tipo hawaiano, e tipo però come sì, quindi non ha alcun senso, ma vabbè.
film sono finiti perché sono veramente terribili. Perché erano brutti. Sì, infatti erano molto brutti. Noi li abbiamo guardati per voi. Tutti, peraltro. Io li ho visti quasi tutti, ragazzi. Double Dragon e Super Mario Bros. Li ho visti tutti gli altri. Prego, perché io ho visto anche Doom, quindi. È una roba assurda. È molto brutto questo film. Sì, infatti vedi che occhi che ha spastici da paura. Comunque, detto questo, e io ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Allora, ci tengo a dire che non erano i film più discutibili, non sono tutti brutti. Ad esempio, alcuni, come ha detto lui, Super Mario Bros. È una figata. Non cioè, sono... è iconico, non è che è un filmore, però è trash anni 90, di quelli però alla Danny DeVito, cioè nel senso qualcosa di abbastanza... Cioè decisamente di meglio di Street Fighter. Decisamente. Era una grandissima cagata. Sì, no, effettivamente ci sono invece molti film belli scommettati dai videogiochi che magari potremmo analizzare. Tutto questo io vi anticipo che loro lo hanno già visto, ma sarà una sorpresa del prossimo mese. C'è un nuovo logo per il nostro canale. Olè! E quindi loro l'hanno visto, loro è piaciuto, e lui è molto contento, si vede proprio. Ci contento. Quindi stasera si è probabilmente bevuto un'intera brocca di caffè mescolato al VC liquido. Sono calmissimo! Calmissimo lui. E detto questo, appunto, come al solito vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto, alla pagina Facebook, alla pagina YouTube. E noi abbiamo già delle idee dei progetti in testa anche sui prossimi futuri, sui futuri mesi, ma ve lo vedremo più avanti perché non vogliamo svelarvi niente. Non vi vogliamo svelare. Esatto, in cui prevede anche qualche diretta dal canale, ma molto più avanti e sì, no, se ne parlerà. Io il canale diretto non ne faccio. Scusa, mi appuzza. Il canale. Oh, oddio, sì. Ok. Schifo. Tutto questo io direi che possiamo salutarvi, seguiteci comunque perché ci saranno un sacco di novità, l'anno è iniziato con le novità e continuerà. Sì, la prima novità è l'anno nuovo. Esatto, la vita nuova, ci sono un sacco di novità ragazzi, sì. Quindi il canale non si ferma, anzi si evolve. Sì. Se vi piace il nostro canale consigliatelo ad altri, mi dimentico sempre di dirvelo, abbiamo il nuovo sito web molto bello. In cui adesso aggiornerò anche con i loro profili, quindi se volete seguire anche loro, scriverci delle cose, scriverci dei commenti, dei consigli su anche i film da andare a vedere o qualunque cosa. Mi piacerebbe coinvolgere questi due in una video recensione una volta, lo dico così, speriamo, ma non è detto comunque. È che dobbiamo andare a vedere un film che ci piace a tutti. Piace a tutti e tre, che sarà difficile, sì. Non è facile. Quindi infatti, sembra facile? Ma non è difficile. Esatto. Ma non è difficile. Hashtag guardate te e soprattutto hashtag, visto che Gianni Morandi non sei venuto Gianni me, io rinnovo l'hashtag Gianni uno di noi, però rinnovo anche l'hashtag a Gianni come si chiama? Gianni Drudi uno di noi. Gianni Drudi, vieni tu, cioè vieni tu da Gianni Morandi e insieme canteremo la gnocca, canteremo fichi 100 like per fichi. Gianni, per favore, portaci Gino? No, sai tu chi è? Gino. Esatto. Gino, per favore, vogliamo la Jalapas. Esatto. Hashtag da Jalapas io farei. Venite che la Jalapas che commenta giustamente. Esatto. Noi che facciamo schifo, esatto. E la Jalapas che ci commenta e che diventa divertente dopo. Esatto. Così fate diventare divertenti i nostri video perché sennò. Esatto. Hashtag Jalapas. Hashtag Jalapas. Apostrofo. Detto questo, io non mi siamo prolungati anche troppo, direi. Va bene, dai. E io vi saluterei, vi rimando al prossimo video e alla prossima, prossimo mese, se tutto va bene, se ce la facciamo. Yes! Buonanotte! Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Aspetta.